deve praticamente sedersi sopra la tavola. A questo punto io stendo il telo e lo faccio entrare. Senti. Ok. Lui si stende. La procedura che io applico adesso per fare il trattamento è questa. Lo sposto e lo inserisco esattamente sul centro. Ci siamo? Ci siamo tutti quanti? Poi devo avere accanto a me una palla per potermi posizionare. Una rossa e mezzo. Allora, sola sola da rinascita, vero? Me la ricordo. Facciamo uno. Porto la campana all'interno, posto le sue braccia sulla testa, posiziono le mie dita sul suo primo chakra, 1, 2, 3 e 4. Ok, questo va ripetuto per 5 minuti. Faccio un massaggio dietro la schiena, giro a destra e a sinistra, posiziono la campana sui suoi chakra, spingo con il piede in modo che sia completo. Nel caso che non riesco a farlo con la campana, metto la palla e colpisco la palla con la campana e mi formo una cassa toracica, ok? Una cassa armonica. A questo punto posso lavorare anche da sotto in una posizione. In questo modo. Prendo un tessuto e lavoro sulla testa. Tiro. Mentre colpisco con la campana tibetana l'interno. Chiaro? Lui è completamente addormentato. Devo svegliarlo. Per svegliarlo ho due tecniche. O lateralmente, che consiglio se in uno stato di relax profondo, oppure un po' più bruscamente, così. La mia posizione è sempre comunque questa, ripeto questa, perché se sto così mi aggrumpisco. Invece voglio che l'operatore sia sempre in una posizione molto corretta e di centratura, sia le braccia sia i piedi. Ok. Poi tutti gli altri esercizi si fanno ad amaga bassa, li ricordo, ok, in cui si spinge sul chakra corrispondente sulla palla. Sempre vi ricordo che l'oscillazione è il motore per ogni operazione. Sempre ogni trattamento va fatto in oscillazione. Mettiti laterale, di lato, di un lato.
se vogliamo lavorare sull'allungamento, basta fare questo semplice esercizio in cui spingiamo sulla schiena. Mettiamo il supino, col braccio su. Sempre trattiamo la schiena con la campana antilaterale. Va bene, c'era una volta un batacchio. Sarà sotto l'amaca, là i libri, Enrico, forse. No. Allora, il trattamento su un chakra può essere fatto laterale, sotto o sopra. La durata del trattamento è in relazione a quanto è irretito il chakra. Faccio un esempio. Lui deve, è una donna, ha il secondo chakra bloccato. A Padova qui una signora ha fatto un trattamento di 15 minuti di energizzazione sulle vaie e ha avuto un figlio. È venuto un anno dopo da me dicendo: questo è il figlio che hai potuto produrre grazie a questo effetto energetico continuo, così, tan 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 tan. Quindi si batte la campana in relazione a quanto è irretito il chakra. E poi si possono fare tanti altri tipi, diciamo, di effetti, ma sono tutti quanti scritti qui bene nel libro. Allora, miei cari amici,